Questa mattina il Rotary Club Patti, terra del Tindari, ha donato un televisore di ultima generazione al reparto di geriatria del nosocomio pattese Barone Romeo, diretto dal professor Ferdinando D'Amico, per la fruizione degli anziani pazienti. Di Omnia News ci siamo recati in loco per testimoniare l'evento e raccogliere le impressioni dei donatori e dei riceventi. Dona al suo reparto a geriatria dell'ospedale di Patti, questo televisore di ultima generazione sicuramente farà felici in qualche modo, accompagnerà anche la degenza dei suoi, dei ricoverati, degli anziani. Questo gesto cosa porta al reparto? Discutiamo del significato del dono. Il dono, grande, piccolo, è dono. È un atto di generosità, un atto di amore, è un atto di disponibilità. Ed è nella missione dei Rotary Club. E in modo speciale, perché conosco, dei Rotary Club Terra del Tindari di Patti. La scelta di donare un televisore che in sé può avere un significato di strumentale, cioè è uno strumento che permette di occupare del tempo per pazienti che devono trascorrere delle ore in un momento difficile della loro vita. E questo dono ha questa missione, però per noi, per il direttore e i dirigenti medici dell'unità operativa complessa di geriatria, è un'unità operativa sempre di lunga urgenza dove il dono televisore è destinato, ha un significato ancora più importante. Perché questo dono per noi deve rappresentare l'inizio di altri doni che anche l'istituzione azienda sanitaria provinciale sicuramente provvederà a fare. Questa unità operativa era dotata di tecnologia televisiva e, essendo diventata obsoleta, si è dovuta dismettere. Quindi questo è il primo momento, e questo è, ecco perché l'atto di generosità ha un significato ancora maggiore. Questo è un momento di iniziazione che il Rotary Club ha saputo interpretare nel dono e nella scelta del dono, e quindi diventa un messaggio per chi anche andrà ad ascoltare questa presentazione, che vuol dire segno di gratitudine, ma vuol dire segno di invito al dono che per i nostri pazienti diventa un atto di grande amore. Grazie. Grazie per l'accetta. Questo dono, appunto, come diceva il dottor D'Amico, è un segno dell'interesse del vostro club. Non solo per i riguardi del territorio, ma anche dei bisognosi, ecco, di quelli che sono in questo caso i più bisognosi del territorio, quindi gli anziani. Ecco, a cosa avete pensato? È stata una richiesta da parte dell'ospedale o avete sentito l'esigenza di donare? Ecco. Allora, come intanto ringrazio il dottore D'Amico per le belle parole che ha espresso nei confronti del Rotary e nei confronti dei soci del Rotary, che si prodigano, come tutti sanno, per intervenire in tutte quelle situazioni a livello internazionale, nazionale, ma anche della piccola comunità in cui il club opera, per queste azioni di vicinanza alle persone e al territorio. In questa ottica, come Rotary Club di Patti, Terra del Tindari, abbiamo deciso di essere vicini alle persone che, come in questo reparto, dico, hanno più necessità di questo strumento tecnologico, di questo televisore, e di essere presenti anche nei confronti, soprattutto
delle persone che hanno bisogno. Il nostro socio, il dottore D'Amico, è anche lui sensibile a queste problematiche, a queste tematiche, quindi è stata una comune volontà dare un segno tangibile del nostro intervento. Come Rotary Club noi sosteniamo diversi progetti sia a livello internazionale e sia anche nell'ambito in cui il club opera. Tra questi verrà istituito sempre presso il Barone Romeo anche la banca del latte umano donato, cioè la banca del latte per i pazienti, i piccoli pazienti in questo caso, che le madri che hanno necessità di questo ulteriore aiuto. Quindi come Rotary a disposizione il latte materno. Il latte materno per i bambini prematuri, caso. Che diciamo a livello dai dati desunti dall'associazione italiana che raggruppa le banche del latte umano donato, sarebbe la seconda iniziativa in Sicilia, in quanto attualmente è presente soltanto a Palermo. Quindi è un fiore all'occhiello, dico, per il nostro nosocomio e per il bacino di utenza che dai dati che mi riferiscono raggiunge le 1000 partorienti l'anno. Quindi dico, per noi è comunque un segno di attenzione e una sensibilità particolare che abbiamo verso i più deboli, i bambini, verso gli anziani. Ovviamente, perché la sanità è quello che più ci rendiamo conto di cui ne abbiamo necessità quando siamo nella situazione del bisogno. Ecco, le tempistiche di questa nuova iniziativa? Le tempistiche entro fine.